delle entrate in lazioni prive di fondamento, perché lì gli indici urbanistici sono tutti previsti e forse ci si lamenta o ci si rimprovera del fatto che gli abitanti della isola superiore siano molto contenti e grati all'amministrazione per aver consentito un posto per parcheggiare la macchina. Consigliere, lei non ha la possibilità di... Dopo la dichiarazione di Vico neanche lei aveva... Chiarimenti e valutazioni relativi alla casa di riposo Santi, Nicolò e Giuseppe. Immagino qualsiasi del Gonzalo si sia meglio. Un attimo, volevo sapere a nome di tutti noi dell'opposizione, quantomeno come mai la ripresa video non è stata chiesta a noi, o comunque non ci sia stata chiesta un'autorizzazione, quale uso. A me va benissimo, però volevo capire come mai adesso dovete sentirci niente. Grazie. Ma noi abbiamo ricevuto da parte dei cittadini o di una richiesta di autorizzazione alla ripresa video. E noi? Però questa è un'assemblea pubblica e questa autorizzazione credo che debba essere data e non sia oggetto di esame del Consiglio Comunale. No, semplicemente sapere che ci sarebbe stato, sapere quale uso. Io forse posso aver usato poca cortesia nei confronti dei colleghi, però rispetto a un'assemblea pubblica del Consiglio Comunale, la richiesta di un cittadino di fare delle riprese video, io credo che non possa essere oggetto di dibattito. Non di dibattito, tanto vero di conoscenza da parte nostra, di dibattito perché è fatto. Di conoscenza, sì, forse avrei dovuto iniziare il Consiglio Comunale dicendo che unilateralmente, senza ritenere che la cosa fosse da rappresentare ai colleghi, si riteneva che chiunque chieda di fare durante le riunioni del Consiglio della città della persona superiore delle riprese sia messo a farle, ma voglio dire, se ci sono obiezioni, se vogliamo su questa vicenda investire il Consiglio Comunale, io pensavo che fosse ovvio che questa autorizzazione ci fosse, ma sospendiamo un attimo i lavori, se non ci fosse consenso qualcuno propone di interrompere la ripresa. Prego, signorino. Indipendentemente dal consenso, che a livello personale ciascuno di noi potrebbe anche tranquillamente darne, in principio è una cosa diversa. Lei ha detto che ha dato l'autorizzazione o comunque ha ritenuto che questa fosse in qualche modo implicita. Noi possiamo capire in base a quale norma. Perché anche se il Consiglio Comunale è un dibattimento pubblico, una ripresa video, come dire, in qualche modo giustamente ripresa, sì, non individui. E non so se le norme della privacy in questo senso sono così limpide. Assolutamente, consigliere Vino. In base a quale norma, ma ci... E quando c'è le assemblee pubbliche e le cariche pubbliche elettive non si possono opporre nell'esercizio della loro funzione nelle riprese pubbliche. Lei non è un cittadino, un consigliere comunale. E come tale lei non è titolato alla privacy. Io non mi sto chiedendo in base a quale norma le norme sulla privacy che tutelano la privacy, cioè la privatezza della sua, non che loro funzionano. Nessuna una risposta generica, in realtà lei non recita, dice soltanto che ci sono ma non le conosce. No, siccome le leggi sulla privacy sono assistite da sanzioni anche penali, se io ho commesso una violazione assumendo la responsabilità di farla riprendere mentre lei è consigliere comunale, lei può tranquillamente chiedermi danni. Però io sono certo, perché questo appartiene a tutte le assemblee, a tutte le funzioni pubbliche, che la legge sulla privacy tutela la nostra privatezza, non il modo o il nostro operare come amministratore.
lavoratori pubblici verso i quali non abbiamo la tutela della privacy, perché possiamo essere ripresi, possiamo essere ascoltati, e le assemblee del Consiglio Comunale sono assemblee pubbliche, quindi facilmente acquisibili dagli organi di stampa. È sempre molto certo come risponde, come ha sempre detto, è estremamente sicuro di quello che dice, anche se spesso non mi fornisce, come posso dire, adeguate garanzie. In questo caso io non mi sento garantito, ad ogni buon conto credo che, anche se fosse vero quello che lei dice, norme di correttezza avrebbero dovuto da parte sua informare i presenti, e non mandato del consiglio ma con un determinato preavviso, anche perché la ripresa video può essere fatta da soggetti diversi. Qui non siamo di fronte a un organo di stampa, un mezzo pubblico di informazione, ma a privati cittadini. Quindi ribadisco la mia perplessità sul fatto che queste norme che lei ha citato siano così liberali in questo senso. Tant'è vero che l'autorizzazione non consente di riprendere il pubblico, ma soltanto i consiglieri. Non è questo l'oggetto di cui stiamo parlando. Io ripeto, le farò bene, non è preparato. Esplicita documentazione sul fatto che potesse autorizzare la ripresa pubblica. Mi scuso per il fatto, io pensavo di interpretare la volontà più volte espressa dal Consiglio della massima pubblicità dei propri lavori, tante volte uscita soprattutto la condizione, ritenermi delegato ad autorizzare chi che sia per le riprese pubbliche, mi rendo conto che forse è stata fallace, quindi rispetto alle eventuali ulteriori richieste mi farò carico di informare, magari al fine così anche di poter consentire a ciascuno di organizzarsi, non so bene a quale fine, la presenza di riprese pubbliche in assemblea. Sì, ecco, non è questione di organizzarsi, è questione di metodo di correttezza, che lei in questo caso. Allora, consigliere Pozzato, risolto in maniera insoddisfacente per il consigliere Minotto questo incidente. Mi rimane difficile poi sapere se per il futuro, se ritenete che non debba più autorizzare, fatemelo sapere, non autorizzerò più, non so poi alla fine della sostanza delle cose di che cosa di metodo farò di studio con questo caso, consigliere, se ritengono di utile o no. Lei possa svolgere la sua interrogazione sulla causa di riposo. Interrogazione ai sensi del vigente regolamento comunale, risposta non scritta in sede di consiglio comunale, chiarimenti e valutazioni relative alla casa di riposo San Nicolò e Giuseppe. A seguito di una visita fatta dallo sottoscritto in data 23 gennaio dell'anno scorso alla casa di riposo San Nicolò e Giuseppe, ho potuto rilevare che, nonostante i lavori di ristrutturazione siano ancora in corso, la struttura presenta serie problematiche legate alla sicurezza di personale e utenti e residenti. Con la presente sono a richiedere le intenzioni di questa amministrazione rispetto a tali problemi. Oltre a ciò, data la vitale primaria importanza, spero da voi tutti condivisa, di suddetta struttura sul nostro territorio, sono a chiedervi la possibilità di valutare l'individuazione di un'area all'interno dei distretti di trasformazione per la costruzione di una nuova casa di riposo che ne permette una gestione più snella e soprattutto più sicura. Grazie. Grazie, consigliere Pozzato. Risponde Gambetta. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo precisare che i lavori all'interno della casa di riposo hanno sicuramente causato del disagio sia agli ospiti che ai lavori al personale. I lavori